da valorizzare, tra cui appunto il nostro Caioni. E racconta di un fatto particolare che molti non sanno, solo alcuni, e quando Buffalo Bill arrivò a Como, mio nonno era presente e me l'ha raccontato. Avrà avuto 10-11 anni, era a Como e del casino che si era creato, di tutti i ragazzetti che andavano là a curiosare, che magari venivano anche mandati via, però lui qualcosa si ricorda. E adesso abbiamo l'occasione di scoprire questo fatto grazie al lavoro di Fabio Caglioni. A te allora, eh? Buonasera a tutti, prima di iniziare vorrei passare la parola un attimo a Gerardo Munizza che è l'editore di questo tavolo, fa dei complimenti perché il libro è proprio bellissimo, è un complimento straordinario, anzi arricchisce tantissimo il lavoro. Grazie, buonasera, questa sera non parlo, non vi racconto storie come le altre volte che mi avete visto qui e sono qui solo come editore. Sono contento che si ritiri fuori questa storia strana di Buffalo Bill, che è una storia che oggi noi potremmo definire decisamente poco politicamente corretta. Infatti, nella copertina stesa in questa maniera si vedono carnefici e vittime che all'americana, perché questa è la cosa interessante. Quindi lasciamo a perdere la correttezza, ma all'americana, capace di risolvere le questioni trasformando in spettacolo. E quindi ha girato il mondo trasformando una sorta di microstoria in una storia internazionale che ha avuto un successo incredibile e che stranamente è passata una giornata d'aprile anche a Como, come ci racconterà. Grazie. Grazie mille, Gerardo. Bene, allora iniziamo con questo racconto. Il libro è semplicemente. Questo è tutto quanto è successo quel giorno. È il 29 aprile 1906, era una domenica, ovviamente una domenica di aprile a Como, ha fatto un temporale spaventoso che ha creato grossissimi problemi allo spettacolo. Ma è una data che per molti è stata una data assolutamente indimenticabile. C'è chi se lo ricorda e l'ha raccontato ai nipoti, c'è chi, altri signori che mi hanno contattato, che mi hanno detto: mio nonno c'era stato, mio papà c'era stato, mio nonno ha comprato un cavallo che in paese dicevano, tra l'altro una signora mi ha scritto, mio nonno diceva che aveva comprato. Anche lì è quello che era comprare il cavallo Buffalo Bill. È diventato famoso in paese così. Quindi è qualcosa che tutto sommato ha colpito molto profondamente l'immaginario collettivo. E il motivo è abbastanza incomprensibile. Se chi leggerà il libro potrà farsi un'idea abbastanza chiara. Io cercherò di spiegarlo a grandi linee. Appunto, il libro è strutturato come potete vedere, in quattro parti. Allora, la prima parte è il racconto dell'arrivo a Como, quindi non è il racconto solo della giornata, c'è ovviamente tutto il racconto giornalistico di quello che è stata la giornata di fino all'aprile 1906, ma c'è anche quello che ha portato tutto il cammino di avvicinamento, diciamo, perché Como si è iniziato a parlare di Buffalo Bill già dall'autunno del 1905. Tra ottobre e novembre è iniziata a circolare la voce quando era stato annunciato il tour del 1906 che c'era la possibilità che la Formiglia sarebbe potuta arrivare a Como. Prima sembrava una possibilità remota, poi man mano è sempre stata sempre più concreta finché si è concretizzata nei primissimi mesi di quell'anno e si è arrivati poi alla tappa La seconda sezione del libro è una piccola biografia di Buffalo Bill. Sono stati scritti vagoni di volumi su Buffalo Bill, la biografia completa negli Stati Uniti è estesissima. Io ho fatto una sintesi di quello che è proprio a grandi linee,
è quello che potrebbe essere interessante. È giusto per contestualizzare, per specificare un attimino chi è il personaggio, ha dei non pubblico, al pubblico contemporaneo che magari non conosce così bene, mentre per una, anche fino a forse 50 anni, 60 anni fa c'era una conoscenza sicuramente molto maggiore del personaggio. La terza sezione racconta un attimino così era lo spettacolo economico, quindi il Wild West Show, con tutte le sue poi derivazioni, come è nato in origine, come si è evoluto nel corso del tempo e cosa ha significato nell'immaginario collettivo dell'epoca e come viene visto oggi. Quindi tutto il fatto che era stato qualcosa di... è partito come, diciamo, come uno spettacolo, semplicemente come un grosso circo equestre con cowboy che rincorrevano i nativi americani, no, non c'era problema a dire gli indiani, il colpito è corretto, non mi chiede, quindi cercherò di non fare gaffe, di non dire stupidate, e come invece è stato visto poi il personaggio Buffalo Bill nel passare del tempo, quindi come si è evoluta la sua figura e come è cambiato lo sguardo verso la persona nel corso del. Quindi da eroe dell'unità statunitense, un uomo che ha traghettato un paese diviso, devastato da una guerra civile, e ha una grande popolarità, ha un percorso di rivalsa, fino a come viene visto oggi, come non diciamo un cialtrone, comunque un uomo di spettacolo che nei decenni precedenti si era macchiato dell'uccisione barbara di centinaia, se non migliaia di bisogni. Quindi cambia il modo di vedere le cose, anche se il personaggio resta sempre lo stesso. L'ultima sezione invece racconta, anche questo abbastanza brevemente, anche se ho cercato di mettere più informazioni possibili, le due tournée di Buffalo Bill in Italia. La prima, che è quella del 1890, una delle prime tournée europee, tournée tra l'altro con un successo di pubblico clamoroso, viene ricevuto dal Papa, fa il giro di tutta l'Italia. Quella del 1906 è un po' più macchinosa, un po' più dove si sente la fatica, ormai anche lui aveva 60 anni e non era più un giovanotto, dopo 40 anni di vita alla frontiera, vita al limite, almeno come ritmi, sentiva un po' la fatica. Ma lo spettacolo era comunque uno spettacolo che per il pubblico italiano è stato qualcosa di assolutamente notevole. Ok. Il 29 aprile era in programma due spettacoli, comunque. Nella maggior parte delle città toccate dal tour di quell'anno erano, come detto, in programma uno spettacolo a metà pomeriggio o il primo pomeriggio, a metà pomeriggio, e uno spettacolo soltanto pomeriggio all'inizio della sera. In alcune città ce n'è stata solo una, probabilmente per motivi di logistica. Como arriva in un momento di transizione per lo spettacolo, arrivava da Piemonte e il giorno dopo sarebbe andato a Milano. Ma comunque erano previsti due spettacoli anche per la vicinanza tra l'Ario e il capoluogo, e quindi non ci sarebbero stati problemi. Come detto prima, in città se ne parlava da mesi e se ne parlava in una maniera che purtroppo, si è sempre detto sia con Fabio che con Gerardo, non c'è, ci sono pochissime testimonianze di quello che è stata la presenza. Ci sono un paio di foto. Nel libro, fortunatamente, ci sono le uniche due, a nostra conoscenza, fotografie esistenti dello spettacolo a Roma. Poi non è detto che non ce ne sia qualcuna nascosta in qualche baule, in qualche soffitta, e la speranza è prima o poi di riuscire a trovarne una, ma non è per niente detto. Comunque testimonianze che sono rimaste documentate, almeno a livello fotografico, sono veramente scarse. C'è la stampa, cioè quello che era stato pubblicato dai quotidiani in tutte le settimane precedenti. E c'è stato un periodo, soprattutto negli ultimi giorni, prima dello spettacolo, poi nel momento dell'arrivo e nei giorni successivi, che i quotidiani, non solo quelli comaschi, ma anche quelli del Canton Ticino, parlavano di Buffalo Bill in continuazione. Quindi parlavano con articoli proprio di vario genere. C'erano articoli semplicemente in cui dicevano: oggi è arrivato a Como l'impresario di Buffalo Bill,
è venuto in redazione, ci ha portato delle stampe che sono state poi stampate sul quotidiano. Questo è l'esempio della provincia di Como, che comunque è il giornale più ampio tiratura del periodo, anche oggi. Ci ha spiegato quello che sarà lo spettacolo, chiede di darci una mano a fare pubblicità e noi volentieri lo contattiamo, e quindi un articolo promozionale. C'era sempre per attirare l'attenzione del pubblico, venivano raccontati, era una cosa che si usava molto, venivano ripresi proprio pari pari dei pezzi pubblicati su altri quotidiani. Quindi capitava che magari veniva pubblicato oggi a Frobilla, era a Genova, è successo questo o quell'altro. Oggi era a Padova, oggi era a Napoli, e quindi il pubblico comasco poteva capire come stava andando la tournée semplicemente leggendo quello che avveniva nelle altre città, e quindi si preparava l'arrivo, quindi si faceva venire la tournée in bocca dicendo voglio andarci, oppure pensando che stupidata, io non lo farò a vedere. Un diluvio di entrambe pubblicità è quello che si è abbattuto a quanto pare su Como. Anche qui purtroppo non ci sono testimonianze documentali, ma si suppone, tutto lascia intendere anche appunto da quanto raccontano i cronisti dell'epoca, che la città fosse completamente invasa da cartelloni, manifesti, volantini e altro genere di pubblicità. E come poi invece andrò più avanti, proprio Villa è assolutamente un precursore, e comunque uno dei personaggi non è l'unico, e si era già fatto per altre cose, come ad esempio l'esposizione universale o ad esempio anche l'esposizione quotidiana, stando a Como, che la pubblicità avesse una diffusione quasi moderna, contemporanea, come la pensiamo oggi. Ma per uno spettacolo come era questo, che era appunto una ricostruzione più spettacolare che storica, di fatti che si presupponeva piuttosto reali, era qualcosa che era senza precedenti al momento. Quello che vedete non è una fotografia di Como, purtroppo, ma è una fotografia di quegli anni. Quello che la tenda che vedete sulla destra faceva parte dell'armamentario che veniva montato in occasione di tutte le tappe. Invece quello che vedete sulla sinistra era il carro cucina. Il carro cucina è molto interessante perché, giusto per dare dimensioni di quello che era lo spettacolo, ed era qualcosa di enorme. Se volete, per esempio, un attimino come si muovono le rockstar oggi, questo è qualcosa che anticipa quello che era il movimento di una grossa rockstar. Leggo, così almeno cito le cifre più precisamente. Allora, tre i pasti giornalieri che venivano serviti ai dipendenti della gigantesca impresa. Erano compito di uno staff di 8 cuochi, 3 zeccai, 40 camerieri, 8 tagliatori. La cucina era ospitata su un carro speciale, esattamente questo, sul quale era montata una caldaia a vapore necessaria per cuocere gli alimenti all'interno di un'enorme padella, preparare le bevande e tenere caldi i piatti fino al momento del consumo. La prima colazione a base di latte, tè, caffè e pane veniva servita nelle tende dedicate allo scopo, che sono quelle che vedete dietro. Dopo che in un paio d'ore di lavoro l'accampamento era completamente allestito. In mezzo alla vasta sala, chiamiamola così, questo è un racconto dell'epoca pubblicato solo per il Cerco Illustrato. In mezzo alla vasta sala, chiamiamola così, erano due grandi recipienti di nickel, nell'uno del quale bolliva il tè e nell'altro il caffè. Più in là, dei cuochi restavano entro grandi marmitte, una minestra bollente, e distribuivano le porzioni entro piattini ferro smaltato. Una condottura di tubi portava il vapore acqueo dalla cucina che troneggiava, con tutti i suoi fornelli accesi, sopra un gran carro ed attorno al quale altri cuochi si affaccendavano ad arrostire enormi pezzi di presso la cucina si tagliava la carne cruda sotto una tenda, la quale pareva una macelleria da campo. Adesso vi leggo quello che era la quantità di cibo che veniva consumata in questo spettacolo tutti i giorni. Questa è una media giornaliera. Sono cifre spaventose. 800 kg di carne, 1000 kg di pane,
400 kg di patate, 60 kg di burro, 150 kg di zucchero, 320 litri di latte, 700 kg di legumi, 1000 litri di tè e di caffè. È qualcosa per sfamare un esercito. E nelle settimane precedenti la stampa diceva che assicurava, anzi, che Buffalo Bill avrebbe fatto rifornimento a Como in vista delle tappe successive. Quindi ci possiamo immaginare i commercianti comaschi cosa devono aver iniziato a pensare, quali affari avrebbero potuto fare. Evidentemente non era stato fatto il calcolo che Buffalo Bill il giorno dopo sarebbe stato a Milano e soprattutto è arrivato con una domenica. Quindi non ho idea di quanti affari abbiano fatto con il rifornimento, ma probabilmente non sono stati molto ricchi. Ed ecco qui. Questo è un ritratto giovanile, uno dei più famosi di Buffalo Bill. Qui era un giovane William Kodiak, aveva avuto 25 anni più o meno. Come potete leggere, è nato il 26 febbraio 1846, William Kodiak è il suo nome anagrafico, resta orfano di padre piuttosto giovane e deve darsi subito molto presto da fare. Già da giovanissimo fa una grande serie di lavori. Mostra subito una grandissima predisposizione per la vita all'aria aperta e per l'avventura, quindi appunto guida, esploratore nei territori indiani, Pony Express, che era un lavoro in cui si richiede una grandissima forza fisica, forza di volontà e anche molto coraggio, soprattutto fare Pony Express in aree infestate da tribù ostili, ci poteva lasciare tranquillamente la pelle. Diventa cacciatore per le compagnie ferroviarie che stanno costruendo la ferrovia transcontinentale che unisce la costa atlantica con la costa pacifica. E era consuetudine che per non avere una lunghissima catena di rifornimenti che sarebbe stata insostenibile, la carne venisse cacciata sul posto, anche perché all'epoca i bisonti erano completamente... erano in ogni angolo delle partite degli Stati Uniti, quindi non c'era assolutamente problema di andarsi a cercare. E quindi lui dimostra da subito di essere un cacciatore fenomenale, lo raccontano non solo i biografi più favorevoli, ma anche chi lo critica, dice che sulle doti del cacciatore di Buffalo Bill non c'era niente da dire. E anzi, è in questo periodo che nasce il soprannome. E il soprannome Buffalo Bill non nasce con lui, in realtà veniva affibbiato a una serie di personaggi che si distinguevano per le capacità della caccia. Se era un bravo cacciatore viene chiamato, se Buffalo Bill si chiamava William, Buffalo Jack se ti chiamavi in un altro modo, ma da quando lui diventò il più famoso in assoluto di questo genere di cacciatori, il cognome restò assolutamente appiccicato alla sua figura. Infatti dopo di allora nessuno si chiamò più Buffalo Bill, mentre prima ce ne furono altri, dopo di lui non c'è più nessuno. A un certo punto, dopo essersi anche arruolato nell'esercito, lui a tempi della guerra civile è molto giovane, ma comunque è già attivo appunto come guida, come esploratore, quindi non combatte la guerra civile in primissima linea, quindi non fa parte delle grandissime battaglie che segnano il conflitto, ma comunque ha un suo piccolo ruolo e soprattutto una volta finita la guerra deve capire un attimo cosa vuole fare, noi diremo cosa vuole fare la guerra. E inizia a diventare una persona che accompagna i ricchi dell'est nei viaggi sulla frontiera, quindi dei viaggi tra virgolette esotici tra le praterie, tra i bisonti, tra questi spazi infiniti, al fianco di magnati, imprenditori, banchieri e anche nobiltà, perché a un certo punto inizia a diventare un accompagnatore di nobili europei. E finché non viene fatta una proposta, ma perché non porti in scena le tue azioni, non le porti a teatro? Davanti a un pubblico, al pubblico dell'est che non può venire assolutamente a vederti per ovvi motivi,
ma noi possiamo far vedere come si vive nella frontiera e tu racconti la tua epopea. E quindi lui nasce come il Buffalo Bill attore, nasce come attore di teatro, quindi attore abbastanza limitato come capacità, anche i copioni erano a quanto pare piuttosto scadenti, ma inizia ad avere un certo successo. Finché a un certo punto gli impresari non dicono, ma a questo punto bisognerebbe fare un salto di qualità. E quindi ti suggeriscono di prima di tutto diventare imprenditore di se stesso, quindi non appoggiarsi più a compagnie, di fondare una propria compagnia, di appoggiarsi a imprenditori che gestiscono i teatri e cose di questo genere, e soprattutto di uscire dal teatro, dare il meglio di sé in quello che è uno spettacolo all'aria aperta. E quindi nasce questo concetto, che è lo stesso che poi andrà in tour per decenni, di grande accampamento, nel quale un accampamento recintato, come se fosse un grandissimo recinto, nel quale vanno in scena queste sorte di rappresentazioni più o meno realistiche di fatti accaduti nel West. Quindi il numero classico era l'assalto alla diligenza, che se avete visto Ombre Rosse è più o meno una versione in piccolo, molto in piccolo, di quello che fa vedere John Ford in quel film. E un'altra scena classica, non all'inizio perché non era ancora accaduta, ma negli anni successivi, è Vittor di Gorna. E quindi è Buffalo Bill che arriva sul luogo della tragedia, arriva a prendere tra le braccia Custer, il generale Custer, e Custer gli muore tra le braccia. E si conclude con lui che impreca verso il cielo urlando troppo tardi. Lui ha assicurato per sempre che le cose sono andate così. Gli storici pensano che probabilmente non sono andate così, però a un certo punto la vita di Buffalo Bill e la finzione diventano assolutamente impossibili da distinguere l'una dall'altra. Tanto che lui stesso, l'anziano, lo ammette. Quindi sa benissimo di aver raccontato per così tanti anni, per decenni, un numero così elevato di storie, da non sapere più bene qual è il confine tra quello che è successo e quello che in realtà ha richiamato o si è proprio inventato del tutto. Comunque è uno spettacolo. Ha fatto diventare completamente la sua vita uno spettacolo. Ed è uno spettacolo che porta in tour negli Stati Uniti fino praticamente all'anno prima della morte. E in Europa finché lo resta la salute, e ci fu un interesse abbastanza massiccio del pubblico. Il primo tour in Europa è di metà degli anni 80 dell'Ottocento ed è uno strepitoso successo, quindi arriva soprattutto nel posto dove uno spettacolo di questo genere può essere recepito meno, che è il Regno Unito. Quindi resta per mesi in Inghilterra specialmente, e un successo veramente clamoroso, due rappresentazioni speciali per la regina Vittoria, i nobili se lo contendono, resta in tour per settimane, e poi visto quel successo ritorna in patria e negli anni successivi organizzerà altri giri dell'Europa finché appunto la salute poi inizierà a abbandonarlo, sarà sempre più stanco, sempre più faticato, finché muore appunto il 10 gennaio 1917, in un mondo che ormai è dilaniato dalla prima guerra mondiale, un mondo già molto, più, molto diverso dal mondo che aveva conosciuto lui, di cui era stato tutto sommato, anche se nel mondo dello spettacolo era stato un piccolo protagonista. Adesso vorrei farvi vedere un filmato. Dell'epoca, più o meno dell'epoca in cui è venuto a Como, è proprio sono quei ruoli che venivano mostrati i cinema non erano quelli che sono oggi delle strutture fisse, erano praticamente dei tendoni in cui venivano proiettati questi rulli, e appunto viene in
uno di questi viene lanciato quello che è il personaggio afrobino, appunto, come pioniere, come express, cacciatore di indiani, showman, il più famoso scout della storia americana. E per 30 anni Buffalo Bill ha girato il mondo col suo Wild West. Appunto, i film non erano ancora come la moderna, come le cose moderne che vediamo oggi, che sono perfezionate. Questo è molto semplice. Questo lui insieme al suo emblematico, iconico cavallo bianco, dove fa finta di stare di cercare, non so, una tribù di nemici, una madre di bisonti, qualcosa. Questo era un po' lo stile recitativo dell'epoca, molto enfatico, e quello che si vede anche nei film muti. La bellezza, appunto, di questo filmato, appunto, è una delle poche testimonianze filmate, appunto, di lui. E questo è il Wild West Show. Questo è esattamente, magari non proprio al 100% quello che hanno visto a Como, ma era quello che andava in scena all'epoca. Quindi anche a Como ci fu costruito questo recinto, succedevano queste cose, queste sorte di parate. Come vedete, la composizione della troupe a cavallo è molto eterogenea. Se avete visto, ci sono sia dei nativi americani, ma ci sono anche, questa è già una versione piuttosto avanzata, appunto, è del periodo che abbiamo visto anche a Como, e più o meno la stessa cosa che si vede nella copertina del libro. Quindi era già diventata una selezione dei grandi guerrieri e dei grandi cavallerizi del mondo. Quindi c'erano cosacchi, c'erano guerrieri giapponesi, guerrieri messicani. Era diventato un potpourri di esotismo. Era una serie di era qualcosa che doveva interessare soprattutto il pubblico americano, che dopo decenni ormai aveva capito com'era andata le compagnie queste, quindi aveva bisogno, per essere intrattenuto, per continuare ad andare a vedere gli spettacoli, di qualcosa di nuovo. Quindi una versione classica sarebbe potuta funzionare benissimo in Europa, dove appunto l'esotismo era dato semplicemente da lui, da questo cacciatore a cavallo, e da quelli che erano i numeri, i numeri di abilità, di tiro e compagnia, ma invece il pubblico americano aveva bisogno di qualcosa di più, e lui gliel'ha dato prendendo quelli che erano i grandi personaggi di quell'epoca che potevano catturare l'attenzione del pubblico. Come vedete dietro ci sono sullo sfondo sono delle tribune coperte, perché il pubblico in linea di massima doveva cercare di restare il più coperto possibile, non bagnarsi, ma con la pioggia era tale che i tendoni fino a un certo punto restano, poi dopo si inzupparono talmente tanto che anche il pubblico si iniziò a bagnare molto, e soprattutto il terreno divenne impraticabile, quindi la prima replica andò quasi in porto, fu interrotta poco prima della fine, mentre la seconda, di quel 29 aprile 1906, fu assolutamente annullata perché la situazione era improponibile. Quindi lo vediamo ancora alle prese con un minimo di descrizione di quelle che erano le pratiche abituali di quando era nella frontiera, ovviamente per quello che era gli anni e quella sua posizione. Lui ormai a cavallo ci andava solo praticamente quando era nel suo circo, perché altrimenti si spostava tranquillamente in giro per il mondo, si spostava in treno, quindi era un minimo, non era assolutamente più il giovanotto che aveva cavalcato per tutta la frontiera americana.
Però comunque è un documento molto interessante e particolare di un personaggio assolutamente unico. Ok. Qual è il confine tra l'uomo e il personaggio? Come vi ho già detto, il confine diventa sempre più labile con il passare del tempo. Tanto che a un certo punto lui stesso non sa più distinguere tra quello che ha fatto davvero o quello che ha raccontato o che ha sognato. Il confine tra l'uomo e il personaggio si può... Diciamo, l'originalità di Buffalo Bill è molto marcata soprattutto nei primi anni. Nei primi anni in cui non fa altro che riproporre in maniera magari un po' ingenua e imprecisa quello che ha fatto negli anni precedenti, quindi tutte le sue imprese, che alcune sono state comunque stato notevole. Quindi lui non è un ciarlatano che ha inventato tutto, lui è stato veramente un protagonista del West, della frontiera, e che poi è stato raccontato come una sorta di supereroe di quell'epoca e da una quantità enorme di reclame pubblicitaria, di novelle, articoli di giornale, romanzetti da 4 soldi che si chiamavano Dime Novels, e poi anche di fumetti, quando arrivò l'epoca del fumetto, diventò protagonista di decine e decine di albi illustrati che raccontavano le sue gesta. Quindi anche per i biografi certe volte è difficile capire qual è il vero confine tra l'uomo William Brody e il personaggio Buffalo Bill. Bisogna cercare di essere un po', diciamo, attenti a non prendere per oro lato tutto quello che lui raccontava. Questa è un'immagine di quegli anni ed è qualcosa appunto di molto... una cosa che si vedeva tutti i giorni nel suo spettacolo. Questa è l'età del 1890, quindi è l'anno del primo tour europeo. Anche Como si è visto qualcosa di questo genere, quindi un gran numero di nativi che venivano assoldati con una paga che non era altissima, ma era sicuramente meglio di quello che passava il governo americano, chi decideva di restare nelle riserve. E vedete sullo sfondo le tende di alcune delle tribù delle praterie, che non tutti gli indiani abitavano nei tipi, altri abitavano in ben altre costruzioni, chi era più stanziale non era nomade, non abitava certo in una tenda. E anche comunque furono notate parecchio, infatti anche sul libro una delle fotografie che è stata scattata come mostra appunto questo tipo di riparo, di ricovero per la notte, ed è qualcosa che faceva assolutamente colore. Io mi immagino ad esempio qualcuno che dalla collina di Brunate, da uno dei punti panoramici, avesse gettato uno sguardo sull'area, quella che oggi è l'area monumentale, quindi l'area tra la Sinigallia e il Tepe Voltiano, perché è lì che è stato allestito quello che si occupa, nell'area che era Prato Pasquale, che era la grossa piazza d'armi che c'era lì, perché venivano fatte esercitazioni militari e veniva usata anche dei giovanotti della canottieri per giocare a calcio, quindi il calcio e il pallone venivano dati in quella area. Quel giorno, in un paio d'ore, come è raccontato nella cronaca, nasce un vero accampamento indiano. Perché un'altra cosa molto interessante di questo spettacolo itinerante è la perfetta organizzazione che c'era alla sua base. I treni arrivavano in stazione, in questo caso a San Giovanni, e venivano scaricati con un criterio che era sempre lo stesso ed era regolato al centesimo di secondo. Venivano aperti sulla parte frontale, i carri scendevano, partivano, veniva scaricato il carro completo, veniva spostato, succedeva la stessa cosa, via, finché uno dietro l'altro veniva allestito completamente al campamento. Quindi ognuno aveva la sua funzione, sapeva cosa doveva fare e lo faceva nel più breve tempo possibile, e
questo ha permesso di fare dei tour che oggi tirerebbero il collo a qualsiasi, ho fatto il paragone con le Rockstar prima, una Rockstar di oggi non riuscirebbe a leggere i ritmi che ha avuto Buffalo Bill in quegli anni, e l'ha fatto su, muovendosi solo con un metodo che noi oggi considereremo obsoleto, credo. Oggi qualsiasi Rockstar si muove con 4-5 camion, e lui invece l'ha fatto con dei treni che erano infiniti, i suoi treni erano lunghi centinaia di metri, uno in fila all'altro occupavano completamente l'intera stazione, quindi appunto il dover arrivare sul posto con un tempismo impeccabile e soprattutto una realizzazione che non doveva perdere il minimo secondo era fondamentale per la buona riuscita di tutta l'organizzazione. E tra l'altro, raccontano chi era coloro che erano presenti all'epoca, già solo la costruzione dell'accampamento è stato uno spettacolo, perché era qualcosa assolutamente, vedere queste persone, queste decine di persone che lavoravano in una maniera assolutamente sincronizzata e coordinata, a montare dal nulla un accampamento indiano, quindi qualcosa che prima non c'era e che poi sembrava piovuta totalmente da un altro universo, doveva essere sicuramente qualcosa di molto, molto suggestivo, e soprattutto quello era gratis rispetto allo spettacolo del pomeriggio. Buffalo Bill era sicuramente una grandissima star ed era il polo centrale di questo spettacolo, ma non è stato da solo. Nel primissimo tour negli Stati Uniti aveva deciso di unire le forze con un'altra leggenda della frontiera, che era Wild Bill Hickok. Ma ci fu subito un problema. Fu uno scontro di caratteri e soprattutto fu uno scontro di grandissimi ego. Entrambi pensavano di essere il più importante, il gallo del pollaio, e quindi riuscirono a concludere a stento la prima tournée e poi si separarono. Bill è il successo che sappiamo. Wild Bill Hickok tentò di fare qualcosa per conto suo, ma non aveva le capacità imprenditoriali e manageriali per reggere il confronto, e poi finì male, finì ucciso in un saloon e gli spararono alle spalle. Una fine da leggenda del western molto molto curiosa. Quello che nella foto invece è Toro Seduto accettò la proposta per, come dicevo prima, per mettendo da parte l'orgoglio, quindi interpretò se stesso e soprattutto lo fece per sé. Non lo fece per altra motivazione, ma il salario che gli veniva conferito da Cody era decisamente migliore dei 4 soldi che il governo americano gli aveva dato nella riserva. Restarono insieme per un po', finché a un certo punto la misura secondo me decise di che ne aveva avuto abbastanza. Poi, senza entrare nei dettagli, una manciata di anni dopo Seduto muore nel 1890, dopo aver superato la scena di guerra, aver ridichiarato guerra agli Stati Uniti, al governo degli Stati Uniti. Però appunto è qualcosa di assolutamente particolare che a un certo momento della sua vita abbia deciso di prendere parte a questo spettacolo, anche se per ragioni puramente economiche. Annie Oakley, che vedete lì citata, è innanzitutto è una donna e non è qualcosa di comune per quell'epoca, una donna diventata protagonista della frontiera. Inoltre veniva considerata l'epoca, adesso vi faccio vedere un piccolo video, come una delle più straordinarie tiratrici dell'epoca, tanto che potesse battere in una sfida praticamente tutti i migliori tiratori uomini. Adesso sempre un altro video tratto dallo show, questo dura veramente una manciata di secondi. Questa è lei che abbatte a colpi di fucile dei bersagli su una... E adesso spara le monetine.
Questo era un numero abituale nello show, quindi non era niente di esagerato, ne abbiamo fatti anche di più arditi e più pericolosi, più correre a cavallo, centrare un bersaglio, un movimento, cose di questo genere. E cose questo tipo di numero lo faceva da giovane, lo faceva anche Bill, e garantisco che ogni monetina, poi avevo comunque in mezzo, diamo un beneficio del gruppo tutti quanti. Comunque lei era decisamente considerata una tiratrice eccezionale, e come sottolineava anche dell'epoca, era anche una bella donna, e quindi attirava ancora di più l'interesse del pubblico, specialmente maschile. Lei è protagonista di un racconto abbastanza curioso, soprattutto sintomatico di quello che era, quello che dicevo prima, dell'organizzazione. Lei racconta che durante una tappa in Germania, all'accampamento arrivarono accompagnati appunto da ambasciatori e da altri funzionari, una serie di osservatori dell'esercito prussiano, che non erano lì come semplici spettatori, erano tutti armati da pugno e annotavano per filo per segno tutto quello che facevano, quindi come venivano spuntati i carri, come veniva allestito un carro, quindi il carro non è che veniva, c'era il carro, veniva buttato sulle cose, era rinfusa, venivano tutte posizionate in un certo modo, così che una volta arrivati sul luogo della rappresentazione, ogni singolo elemento venisse scaricato da giusto ordine e venisse utilizzato sempre in quell'ordine per fare qualcosa il più velocemente possibile. E appunto questo dettaglio di questi mobili in divisa che circolavano per il campo colpì anche altri e lascia intendere che appunto la precisione tedesca che si vive così tanto bene a livello militare pochi anni dopo nello scopo della prima guerra mondiale potesse perlomeno essere stata un pochino influenzata da quelle che erano le routine operative dello show di Buffalo. Perché Buffalo Bill si può considerare come un personaggio moderno? E soprattutto, per come dicevo prima, per l'uso all'avanguardia per l'epoca del marketing. Quindi lui aveva capito benissimo che per vendere, che lui innanzitutto più che vendere la sua storia doveva vendere la storia ma insieme all'immagine. Che appunto una bella storia non funzionava se c'era qualcuno di debole e scarso che la sosteneva. Lui all'inizio lavora con degli impresari che non lo valorizzano, e soprattutto con degli sceneggiatori che scrivono delle storie molto dozzinali, finché non arriva a trovare un giornalista e sceneggiatore che costruisce i suoi racconti, che gli permette poi di portarli in scena, e un manager che lo segue in tutti gli elementi dello spettacolo, quindi organizza i viaggi, li cura le finanze, perché lui, Buffalo Bill, era un po' per testa tra il nulla da questo punto di vista, nel senso si occupava più di altre cose, magari del lato finanziario non era proprio in cima ai suoi pensieri. E invece che questo Winnenberg che segue le sue finanze fa diventare tutto quanto una macchina perfettamente guidata. E questo va avanti questo successo va avanti finché appunto questi collaboratori restano. Il castello inizia a crollare un po' con l'età avanzata e con la morte di Burke. Quindi la parte finanziaria finisce in mano a Buffalo Bill, che dimostra di non essere un grandissimo imprenditore da questo punto di vista. Gli spettacoli iniziano a soffrire, iniziano a chiudere non più con i grandissimi guadagni dell'inizio, iniziano a chiudere prima con guadagni margini miseri, poi il pareggio, gli ultimi addirittura in pianta. Ma allo stesso tempo comunque decide di andare avanti finché lo reggono le forze, quindi fino appunto, come dicevo, un anno prima della morte. In quegli anni lì ormai non era più, era diventato un simbolo, era praticamente un simbolo di un'epoca scomparsa. Pensate che mentre si combatte sul Carso, mentre si combatte in tutta Europa, lui andava ancora in giro a raccontare cose che erano successe 40 anni prima,
era decisamente qualcosa fuori contesto. Aveva però il fascino del mito, il fascino che era questo, che era la sua grande forza. Purtroppo, come scrivo qui, il finale non fu all'altezza. Gli ultimi spettacoli lo vedevano completamente stanco, anche probabilmente molto demotivato, malato, molto malato, e che andava avanti per un'ora di firma, ma senza avere le convinzioni che aveva all'inizio, e soprattutto dopo, detto proprio terra a terra, dopo decenni di rappresentazione, probabilmente si è anche stufato di continuare a raccontare sempre la stessa cosa. E restò appunto però quello che restò nei posteri è, diciamo che è un finale che non è restato tantissimo nell'immaginario. Quello che è restato nell'immaginario è sempre quello del uomo bello, alto, forte, con questa divisa, con le frange sprigionava e che conquistava le Questa è una delle descrizioni tra le tante che sono state date di lui, che mi sembra piuttosto azzeccata. Ragazzo e uomo, santo e peccatore, simbolo compiuto di oggi, che nei molti momenti culminanti della sua forma universale. Perché in effetti oggi lui è diventato quel simbolo che ha rimborso per tutta la vita. Quindi non è più importante che le cose che lui ha raccontato siano accadute o no. Ormai sono passati talmente tanti decenni che la verità storica è stata messa in secondo piano rispetto a quello che è il mito. Quindi il personaggio è un personaggio che ha saputo conquistare e affascinare intere generazioni negli Stati Uniti come in Europa. Immagino che tantissimi bambini abbiano giocato a fare i cowboy indiani da piccoli, e qualcuno diceva: io sono un Buffalo Bill. Ed è quello che rimane, questo personaggio leggendario che i nostri nonni, i nostri antenati hanno avuto la fortuna di vedere un giorno di primavera, e che voi, se volete, potete leggere in questo volume. Grazie. Dare spazio alle domande, oltre volevo ricordare una cosa. Questo ricavato in questo libro viene interamente devoluto a un'associazione che si chiama Aise Bonus, che si occupa di seguire pazienti affetti da sindrome di Alzheimer, che è una malattia genetica che colpisce il tessuto connettivo. Qui, se volete sapere qualcosa di più, ci sono delle brochure, ma abbiamo messo una piccola presentazione dell'associazione anche in fondo. Niente. Qualcuno ha. Avete delle domande? Se hanno notizie sul costo del biglietto che doveva sopportare, cioè sì? Si chiedeva, era accessibile a tutti? Allora, viene descritto piuttosto salato. In realtà la stampa di sinistra dell'epoca sconsiglia assolutamente agli operai e ai proletari di andare a vedere lo spettacolo, perché era una grandissima perdita di tempo, soprattutto perché era molto molto caro. E in questa cosa c'è una abbastanza particolare comunanza di idee con la stampa clericale. La stampa clericale, perché è una perdita di tempo, è qualcosa che non è arricchente dal punto di vista culturale, e soprattutto è domenica, dovete venire a messa. Sono due poli opposti che si sono toccati. In sostanza, così su due piedi, non mi ricordo quanto costava, ecco qua. Prezzi di ingresso al Buffalo Bill: posti sedere, lire 2, posti numerati, lire 4, posti riservati, lire 5, pacchi, lire 8 per posto. I ragazzi di sotto i 10 anni pagano mezzo posto. E quindi fatto i calcolatori della lira rispetto a oggi, calcolo più o meno il biglietto più economico costava 8,5 euro, che diciamo che per il potere d'acquisto di oggi non è niente di particolare, però per l'epoca era già
era già qualcosa di più caro. E basta calcolare che appunto per 5 centesimi di più si comprava un chilo di carne di maiale e un chilo di burro lo si comprava per qualche soldo in più. Questo è il biglietto più economico. E quindi appunto la. Quante persone potevano partecipare? Dipende un po' dal. Dipende un po' anche dall'allestimento. Comunque in linea di massima era qualche centinaio di persone. Poi altre magari nei posti sedere. E altre poi magari veniva concesso di guardare i piedi, ma in linea di massima era qualche centinaio. Quante persone erano tutta la tua? Non è, allora, il numero non è ben stabilito perché capitava che magari in alcune tappe qualcuno si ammalava e quindi non partecipava alle tappe successive, però si arrivava tranquillamente tra l'80 e un centinaio, compreso anche chi si occupava dei cavalli, per dire, che quindi faceva parte della troupe ma non si vedeva, o appunto come tutta la parte di cucina, quindi chi lavorava dietro le quinte oltre ai protagonisti. E la troupe viaggiava, quindi chi viaggiava sui vari treni, sulle varie carrozze, era chi poi dopo si doveva occupare di smontarli, e altrimenti c'era un treno dedicato alla troupe più l'ultimo treno con la carrozza personale del divo, del grande capo che arrivava con la sua lussuosa carrozza con tutti i viaggi possibili e immaginabili, ed era dolce secondo ai loro alla destinazione. Ovviamente quando il viaggio viaggio in nave a livello continentale, certo, guardando, no? per il resto era tutto tutto sì, esatto. Se magari mi permette di dire un attimino perché il percorso giusto per farvi capire che roba molto di collo abbiamo fatto su internet, dovrei aver messo il link, si trova quella che è la guida, non l'ho potuto mettere per questioni di diritti, ma per si trova tranquillamente quella che era la guida in italiano che veniva stampata in Austria e poi veniva diffusa a pagamento chiaramente in ogni nazione e quindi in Italia c'era l'italiano. Allora, la parte italiana del tour, parliamo di quello del 1906, inizia il 14 marzo entro nel territorio italiano. Dal 14 marzo fino al 16 sono a Genova. C'è un testimone che ha scritto un libretto, si chiama 4 Years in Europe, 4 anni in Europa, dove lui faceva parte, non era della troupe, ma era assetto, quindi racconta da esterno, ma è un racconto molto interessante, soprattutto perché appunto perché non è qualcuno che era coinvolto direttamente, quindi c'è un minimo di obiettività in quello che racconta. E dice che a Genova bisognava restare almeno sarebbe dovuto restare almeno una settimana più, talmente alta era la richiesta di biglietto. Quindi 14-16 a Genova, 17 la Spezia, da 18 a 20 a Livorno, il 21 non ci sono rappresentazioni ma è un giorno di spostamento, quindi viene trascorso sui binari e si va a Roma. A Roma viene accolto. Erano già stati a Roma, lì c'è il famoso episodio della sfida con i bunkeri del tour del 1890, e restano a Roma dal 22 al 28 marzo. Poi Terni il 29, Perugia il 30, Arezzo il 31, inizia aprile, e dall'1 al 3 Firenze, il 4 Pisa, spettacolo singolo, il 5 Parma, il 6 il 7 Modena, Bologna l'8, il 9 Forlì, spettacolo singolo ancora Forlì, il 10 Ancona, il 11 Rimini, il 12 a Ravenna, il 13 Ferrara, il 14 Padova, il 15 e 16 a Verona, Mantova il 17, Cremona il 18, Piacenza il 19, Pavia il 20, Alessandria il 21, Torino restano dal 22 al 26, il 27 Asti, il 28 Novara, il 29 come abbiamo detto Como, Milano dal 30 aprile al 6 maggio. Poi il 7 Bergamo, l'8 Brescia, il 9 Vicenza, il 10 Treviso, l'11 Udine,
il 13 arriva a Trieste ed è l'ultimo giorno che Vostro Villa passa in Italia. Comunque ha girato tutta l'Italia in due mesi. Sì, spostavano. Sì, appena veniva, diciamo, veniva montato circa due ore. Veniva smontato in altrettante ore, veniva caricato sui treni, si muoveva di notte e all'alba più o meno arrivava a cinque. No, no, i treni erano i treni erano perché erano e arrivava all'alba nella stazione successiva che facevano tutto il tratto. Questo per questo è la parte italiana, due mesi. La conclusione del tour europeo di quell'anno, se non sbaglio, magari leggo per non dire una data sbagliata, ma la conclusione del tour europeo di quell'anno è a Gand, in Belgio, dopo aver girato letteralmente tutto il resto dell'Europa, il 21 di settembre. E l'Italia non era la prima data, erano già arrivati a, se non sbaglio, Marsiglia. Adesso non mi ricordo. Eh sì, la compagnia sbarcò a Marsiglia, infatti arrivarono in nave da Marsiglia, con tutta una serie poi di inconvenienti che ci furono. Capitò un'epidemia tra i cavalli, furono decimati i cavalli in una tappa a Barcellona. La fiebre che colpì un sacco della troupe e quindi dovettero lasciarli anche in Spagna. Lasciarli lì e poi recuperarli solo alla fine della rappresentazione. Capito anche che Bill aveva un carattere talmente focoso che in un'occasione si lamentò che il suo impresario non era sul mollo a riceverlo durante l'arrivo, mi sembra, di Livorno, e lo licenziò, salvo poi assumerlo 3-4 ore dopo aver capito stupidata. Ma capitavano anche queste cose. Ma era veramente, come dicevo, nessuna nostra oggi lo garantisco riuscire a fare una cosa di questo genere. Tutti hanno un paio di day off ogni 3, 4, 5 giorni, invece lui andava veramente come un treno, e il treno è quella la cosa ancora più che sorprende come riuscisse a fare tutto questo. Chiaramente poi tutto questo lo pagò Fioravanti. Termini di salute, si sosteneva tantissimo anche con il whisky e chiaramente non fanno parlare a mia famiglia. Comunque il mito di Buffalo Bill, io sono stato nel 1999 a Cody, sono stato lì parecchi giorni, sulle vie e le piazze la sera c'è sempre uno spettacolo che alla fine arriva col cavallo bianco, uno vestito da Buffalo Bill e ne ammazza tutti e... Cody è una città che è dedicata alla sua anima. Eh sì, c'è tutto il suo monumento. Esatto, il monumento, c'è un bellissimo museo che ho consultato, che ho consultato tantissimo, con cui ho stato in contatto durante la settimana lì, ho fatto gentilissimi tutti gli archivisti negli Stati Uniti. Ci sono pure dei musei proprio specifici sul poi c'è come fosse uno stadio qui, vanno lì a fare sparare così sempre con il classico stile western. E lì c'è sempre di mezzo il Buffalo Bill. Sì, è una riproduzione. Adesso non so se li fanno ancora adesso, però... Sì, l'hanno ripreso, post-Covid hanno ripreso a farlo. È una riproposizione della riproposizione. Hanno ricostruito anche un villaggio western. Sì. Sono stato giù parecchio. No, infatti questa è una cosa, sono dei luoghi molto interessanti. Sì. Perché appassionato del genere vale assolutamente una visita. No, è stato bello come. Il suo interesse rispetto a Buffalo Bill era un interesse giovanile, gioventù, o è nato per un episodio? Allora, se io devo essere sincero, Buffalo Bill non è che mi sia neanche particolarmente simpatico. Però l'interesse c'è stato. Diciamo, l'interesse era appunto il fatto che il fatto fosse un autore. Avevo vissuto qui,
era la cosa che mi interessava. La curiosità. Infatti la cosa nasce durante una presentazione di un altro libro con il socio di Gerardo, Fabio, e mi avvicino e gli faccio: Fabio, ascolta, ma libri su Buffalo Bill a Corona, ne sono stati scritti? Fa che io sappia. Ho provato a vedere, perché effettivamente non c'era niente, e allora sono andato sull'unica fonte che potevo rintracciare, che erano i giornali dell'epoca. Ho iniziato a leggerli, ho preso appunti, gli appunti sono accumulati, finché ho detto, io qua adesso ho abbastanza roba per provo io a scrivere un libro. E niente, così è nato in maniera molto semplice, quindi quello che interessava, che era il mio interesse personale, si è a vedere se poi dopo può diventare interessante anche per qualcun altro un piccolo pezzo della storia comasca, della storia pop comasca. Non prendiamo assolutamente, prima di tutto io faccio giornalista nella vita, non sono uno storico, quindi il mio approccio è stato semplicemente quello di prendere soprattutto dei racconti giornalistici e metterli insieme e cercare di raccontare una storia con quelle che sono le mie capacità e il mio background. E di raccontare un piccolo elemento che non modifica assolutamente quella che è la storia di Como del Novecento, ma che resta un attimino un punto di colore in quella che era negli anni. Erano ancora gli anni della Belle Époque, quindi era qualcosa, anni che sono stati visti come fatati dopo, anche se forse contemporanei la pensano diversamente chi viveva in quell'epoca. C'è un ultimissimo dettaglio che appunto, mi è stato chiesto durante una presentazione in televisione su un dettaglio di colore sportivo, che è il famoso mito fondativo del calcio Como. Quindi questa partita che sarebbe stata giocata da una serie di ragazzi della Canottieri e alcuni membri della troupe di Buffalo Bill con lui in persona come arbitro, giocata durante l'intervallo, mentre probabilmente si aspettava che scrivesse, forse era finito di piovere, e il risultato a quanto pare 2-2, e si dice che appunto il calcio Como era qualcosa che era ancora più realistico, vanguardistico. Il calcio Como non era ancora nato, come sapete il calcio Como è nato nel 1907, ma quello fu pare che possa essere stata la spinta decisiva a fondare proprio una società che avesse il nome della città, mentre esistevano già altre piccole società come la Rodi Shakespeare ad esempio, ma si giocava a calcio in maniera non organizzata, giocavano i ragazzi della Canottieri, mettevano i birrini piuttosto che altri elementi per fare le porte, e giocavano proprio lì a Prato Pasquetto, e dove dopo ci fu la rappresentazione, quindi sulla riva del lago, e da lì poi appunto sì, la passione per il calcio è sempre più forte, e c'è appunto questo, viene appunto raccontata insieme ai libri di storia del Como, questo elemento, questa spinta diciamo alla nascita della società. Se non avete altre domande, io vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro una buona serata, e per chi ha preso il libro una buona lettura. Benissimo. A nome di Agora ti ringraziamo, è stata una serata interessantissima, ci ha aperto sulla storia di Como una finestra che magari voi non lo sapevamo. È una storia pop, appunto, è un piccolo elemento. Però va bene anche questo, per conoscere la nostra città e noi come Agora per ampliare appunto i nostri orizzonti. Ti ringraziamo tantissimo e al prossimo libro. Grazie a voi. Alla prossima settimana.